Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata parleremo rapidamente di orologi waterproof, orologi water resistant e 5 atmosfere, 10 atmosfere, 20 atmosfere, criteri generali di scelta e piccola manutenzione per una lunga durata dei vostri orologi. Ok, andiamo subito al sodo e consideriamo il fatto che un orologio water resistant, semplicemente water resistant, è diverso da un orologio water resistant 5 atmosfere che equivalgono a 50 metri. Un orologio water resistant 10 atmosfere è diverso da un orologio a 5 atmosfere. 10 atmosfere sono 100 metri. Un orologio water resistant 20 atmosfere equivale a una resistenza teorica fino a 200 metri. Ora, con un orologio semplicemente water resistant, quello che ci potete fare è portarlo quotidianamente tutti i giorni. Qualora aveste bisogno di lavarvi le mani, uno splash estemporaneo dell'acqua non comprometterà il funzionamento dell'orologio. Però non ci potete nuotare, né fare windsurfing, né tantomeno andare a fare, diciamo, i sub con le bombole sul groppone sott'acqua, perché un orologio water resistant non è waterproof e quindi si rompe. Con un orologio a 5 atmosfere, ossia 50 metri, questo è un orologio che vi permette di fare windsurfing, skydiving e diciamo praticamente nuoto. Alcuni orologi 5 atmosfere invece non permettono di farci windsurfing e skydiving, mentre è possibile praticamente nuotarci, fare snorkeling, lavarsi le mani senza alcun problema. Quindi gli orologi a 5 atmosfere sono più resistenti di quelli semplicemente water resistant, che è abbastanza ovvio. Quelli a 10 atmosfere e a 20 atmosfere invece sono dei piccoli, in teoria dovrebbero essere dei piccoli sottomarini, perché oltre a permettervi, diciamo, di lavarvi le mani senza alcun problema, o comunque anche eventualmente bagnarsi sotto un temporale senza nessun problema, vi permettono di fare sia windsurfing, skydiving e qualora anche, diciamo, andare sott'acqua con i sub con le bombole, purché chiaramente rispettiate le profondità. 10 atmosfere 100 metri, 20 atmosfere 200 metri, che è tanta roba, già 10 atmosfere è tanta roba. Tra le esigenze che un orologio water resistant richiede, ne sono alcune che è bene tenere a mente. Purché un orologio sia water resistant, anche 5, 10 o 20 atmosfere, è vivamente consigliato di non farci la doccia. Stranamente uno direbbe, ma come mai? No, diciamo perché i saponi sembrerebbe che tendano a erodere, diciamo, le guarnizioni degli orologi, quindi di conseguenza possono mettere in serio rischio la tenuta stagna dell'orologio. Chiaramente un orologio water resistant 5 atmosfere, 10 atmosfere, 20 atmosfere non è solitamente pensato per operare sott'acqua, quindi quando siete sott'acqua evitate di pigiare pippole e pulsanti, le stesse cose che fareste, diciamo, all'esterno in un momento asciutto, perché probabilmente danneggereste in modo irreparabile l'orologio. Generalmente gli orologi sono fatti per funzionare sott'acqua, cioè dare le indicazioni mostrate sul quadrante e niente di più. Tutt'al più quelli, diciamo, più evoluti possono avere una ghiera per temporizzare il cronometro, ma una ghiera meccanica che non ha nulla a che vedere con andare a pigiare pulsanti, premere i pippoli e altra roba. Un'altra cosa importante, perlomeno che è consigliata, è quando uno esce dal mare o comunque entro le 24 ore o comunque entro poche ore, risciacquare l'orologio per togliere il sale, questo più che altro per togliere lo sporco e allungare la vita del cintolino. In genere quelli di gomma sono i primi a tirare le cuoia,
a differenza dei cintolini metallici che sono praticamente eterni e non vi faranno mai la ruggine. Un'altra informazione importante sugli orologi water resistant o waterproof è che appunto rimpiazzare le guarnizioni dell'orologio almeno una volta ogni 3 anni. Questo per mantenere in perfetta efficienza, diciamo, la possibilità dell'orologio di mantenersi waterproof. Per il resto, ciao, alla prossima.